cammina insieme verso le porte della città santa, si prega, si canta e si balla lungo le strade del Monte degli Ulivi. È la Domenica delle Palme di Gerusalemme, inizio della Settimana Santa e memoria dell'ingresso di Gesù, acclamato con rami di palma e di ulivo. Gli stessi rami che si agitano oggi, nella marcia che percorre i passi di quel giorno che ogni anno ripropone la grande festa che raduna migliaia di cristiani, provenienti da decine di paesi diversi per questa giornata importante. È stato molto importante tutta la giornata di oggi, da questa mattina con la messa per la solennità delle palme, ma oggi pomeriggio in particolare credo che tutta la comunità cristiana, insieme a quella locale, insieme a noi che veniamo da fuori, ha riconosciuto e testimoniato la regalità di Dio che è stata riconosciuta già a Gerusalemme più di 2000 anni fa e anche oggi credo che venga testimoniata con grande forza. La processione delle palme parte nel primo pomeriggio dal santuario di Betfage, sul versante orientale del Monte degli Ulivi, il luogo in cui si ricorda il momento in cui Gesù salì sulla cavalcatura che l'avrebbe condotto fino a Gerusalemme. Lungo il monte, in direzione della città santa che si impone di fronte con le sue mura, si snoda il lungo corteo chiuso dai rappresentanti ufficiali della Chiesa Latina in Terra Santa, il custode, il patriarca di Gerusalemme. Ai lati delle strade, anche le famiglie di Betfage, in maggioranza musulmane, assistono e partecipano alla gioia di questa marcia che raduna i pellegrini, le comunità di religiosi e i cristiani locali. Molti di loro, arrivati dai territori palestinesi grazie ai permessi speciali, circa 15.000 quest'anno, ottenuti per il periodo pasquale. La Domenica delle Palme è sempre meravigliosa per me, perché incontriamo tanti cristiani da diverse parti del mondo che vengono a celebrare e pregare qui. E così si possono sentire molte lingue diverse, felicità differenti. Sono davvero felice di essere qui. È un posto che credo ogni cristiano vorrebbe visitare, soprattutto in questo inizio di Settimana Santa. È meraviglioso essere in un posto che raccoglie così tanti cristiani da tutto il mondo in un unico posto. Questo mostra che siamo davvero tanti nel mondo e ci sentiamo uniti in questa festa. Mentre il sole inizia a tramontare sulla città santa, il corteo entra nelle mura della città vecchia dalla Porta dei Leoni e sosta presso la chiesa di Sant'Anna. Il patriarca Monsignor Tual ha voluto ringraziare anche quest'anno i tanti partecipanti, esprimendo la certezza che la partecipazione a questo giorno è quella di tante persone che desiderano e chiedono la pace nei propri cuori e per questa terra.